ce lo leggi in faccia. Vogliamo stare appiccicati, che ci toccano le braccia. Ci metteremo tutti in fila, in fila per la fila. Si paga pure il sole, se arriva anche quest'anno. E ritorniamo nelle strade, siamo migliori anche a ballare. Allora twist, twist, e allora twist again. È tutto a posto, con il cuore e le ossa rotte. Mamma, tutto bene, sì, tutto bene. E vado a destra e poi a sinistra, e se sto male faccio festa senza di te e anche senza di me. È tutto a posto, con il cielo e il naso rotto. Mamma, tutto bene. La vostra presenza qui mi onora, onora a me, onora alla coalizione, ma onora a tutta la città di Lari, che oggi penso sia al centro della vita politica provinciale. Ed è proprio questo, oltre ai problemi amministrativi che avremo, è riportare Lari al centro del dibattito politico provinciale. Lari non ha più un rappresentante in provincia, e questo è inammissibile per una terza città della società, della provincia. Non è possibile che Lari da anni non sia rappresentata in seno al Consiglio provinciale. E noi, compito di questa amministrazione, che sicuramente, io ne sono sicuro che vinceremo questa elezione, il nostro compito sarà riportare a Lari i suoi rappresentanti in seno al Consiglio provinciale. Se la colpa che oggi sono qui e di questi signori che stanno su questo tavolo con me, sono loro che più di un anno e mezzo fa, sì è vero, un anno e mezzo fa, mi hanno iniziato a dire: cosa ne pensi se ti proponessimo come candidato sindaco? Ovviamente non è facile, no? Perché chi vive di me, come avete ribadito voi tutti, di lavoro, famiglia, poi io ho tanti hobby, e quindi rinunciare a tante cose non è facile. Però ho sempre messo l'amore per la città al primo posto. Quindi, non potevo sottrarmi a questo invito, l'ho fatto e lo rifarei mille volte, perché sono sicuro che con una buona amministrazione questa città possa avere un ruolo fondamentale per i cittadini e per i giovani, come diceva pure Dario, per le categorie meno fortunate, perché però oggi per queste categorie si fa poco o nulla. Grazie a voi dell'invito, siamo onoratissimi di prendere parte ad un piccolo miracolo, possiamo dire, della politica a livello locale, perché se siete riusciti, prima ancora dei partiti a livello regionale, nazionale o provinciale, a fare una sintesi, significa che quando le energie vengono investite su una persona per bene, qualificata, capace e che non campa di politica, perché questa è la vera riforma, basta con quelli che campano soltanto di politica, se siete riusciti a fare questo significa che probabilmente potete essere da esempio anche in altre realtà nelle quali forse è un po' più difficile arrivare ad una sintesi. Certo però che vedere, come diceva prima Gianfranco, i simboli di partito attorno a quello che è un uomo del popolo, un uomo della coalizione, ma soprattutto a fianco delle liste civiche, significa che i partiti su Alatri, grazie a coloro che sono seduti, ecco, da quest'altra parte del tavolo e non da altre parti della platea, probabilmente è riuscito a fare una sintesi superiore che guarda soprattutto al futuro. Non è vero che i partiti devono essere demonizzati, bisogna capire però chi all'interno dei partiti lavora per sé e chi lavora per la città. Ecco, lasciamo un po' da parte coloro che all'interno dei partiti probabilmente hanno una concezione un po' troppo autarchica della democrazia. Chi mi ha preceduto, e non mi va di riferirmi ad alcuna specifica parte politica o meno, chi mi ha preceduto ha detto una cosa sacrosanta. Lasciamo le polemiche fuori da questa sala. Qui si è fatta oggi una sintesi importante che vede in te, Maurizio, un soggetto gravato più di oneri che non di onori, perché amministrare una città significa stare H24 con la condivisione
del più piccolo come del più grande dei problemi che riguardano i nostri cittadini. Noi non siamo quelli che dall'esterno fanno i parvenu, non siamo quelli che, come avveniva in passato, si diceva che stanno dall'altra parte della sponda, perché alcuni, quelli che anche in questi giorni non hanno compreso la gravità di quello che hanno commesso, per anni ci hanno parlato di primato della morale e erano gli ultimi che potessero parlare di queste vicende con noi. Allora, Maurizio, l'invito che ti può fare non tanto o non solo il coordinatore provinciale della Lega, il partito della Lega che ti sarà a fianco sempre, come lo sono stati gli amici della Lega fin dal primo minuto su Alatri, è quello di non parlare più da oggi in poi di questioni che riguardano gli altri, perché alla gente poi interessa relativamente quello che è il peccatuccio più o meno veniale o più o meno mortale degli altri. La gente interessa che cosa siamo in grado di fare noi, qual è il tuo programma, come intendi realizzarlo, dicendo, come diceva un vecchio presidente del Consiglio al quale facciamo sempre il nostro onore e il nostro anche ringraziamento come era di centrodestra, era Silvio Berlusconi, dire poche cose concrete e sempre le stesse. Quindi il tuo programma elettorale non dovrà essere di 100 cose, ma 5, 6, non di più, far capire alla gente con un linguaggio semplice come intenderai realizzarle, e sono sicuro che noi vinceremo al primo turno. Non sprecheremo i soldi comunali di Alatri per fare il secondo turno di ballottaggio, perché non servirà neppure. E un'ultima raccomandazione: con te si fa una sintesi importante che, come abbiamo detto, cercheremo di esportarla anche per il resto della provincia e per il resto della regione, ci mancherebbe altro, perché se si riparte da quelle che sono le sezioni locali dei partiti, da quello che è il comune sentire dei partiti, si evitano anche le sovrastrutture, perché, come diceva Marx, la politica rischia di essere una sovrastruttura se non aderisce a quello che è il sentimento comune, il sentimento popolare. Torniamo in mezzo alla gente, smettiamola con questi benedetti WhatsApp, social e quant'altro, non appartengono alla nostra cultura, sono stati una eccezione della democrazia, ma ricominciamo da qui a fine mese, da qui al 15, al 16, quando si allenterà ulteriormente quello che è il profilo del lockdown, a bussare alle case con massima igienizzazione, con massima cura della persona e di tutto quello che attiene al profilo della salute. Ma Maurizio considera sempre un dato che noi non possiamo disperdere, è una forza in più che noi, che voi avete in più rispetto agli altri: a voi la gente aprirà le porte di casa, agli altri probabilmente le chiuderà addosso. Quindi non utilizzare questo tipo di vantaggio significherebbe come sprecare un jackpot di natura politica amministrativa. E quindi la raccomandazione più forte è quella di parlare solo del programma, di parlare poco e nulla di politica. Sappiamo tutti che proveniamo da un'area comune del centrodestra che ha trovato in te una sintesi importante. Il miglior modo per far trionfare l'area di centrodestra è far trionfare il vostro programma amministrativo per Alatri, che vede in te la sintesi del territorio, non solo comunale ma forse anche provinciale. In bocca al lupo a tutti. Per chi mi conosce sa che io sono cattolico, praticante, e spesso mi soffermo su quello che sulle parole di Paolo VI, che diceva che la politica è la più alta forma di carità. Ma carità intesa come il servizio prestato per i cittadini. E allora quello che ti dico, perché poi ho voluto fare anche un'opera un po' di critica, perché bisogna essere innanzitutto molto oggettivi con se stessi. Io ho girato per Alatri, al di là degli amici che mi confortano e che mi dicono tutto, io ho girato. Lo sai qualche volta che cosa ho notato? Quello che magari a detta di qualcuno poteva essere una deminuzio, invece è stato un ottimo complimento. Qualcuno ha detto: è troppo educato. Io credo che l'educazione non sia mai troppa, Maurizio, perché oltretutto all'educazione io ho risposto: se alla educazione, che non è mai troppa, ci sarà la giusta fermezza e tu hai la stoffa per essere anche fermo,
ora da candidato, e ti auguro con tutto il cuore, domani da sindaco, tu sarai l'emblema della buona amministrazione. E allora, a nome di Forza Italia, chiaramente ringraziando in primis il coordinatore Nevicelli, ma tutti gli amici, Gianni, Luca, Matteo e tutti gli altri amici di Forza Italia, noi ti saremo vicini, al tuo fianco, non lesinando alcuno, impegnandoci al massimo, non ci risparmieremo e daremo il nostro contributo affinché tu indosserai quella fascia. Grazie. Il nostro desiderio, la nostra politica sarà quella di stare in mezzo ai cittadini, non di arroccarci sopra al palazzo e credere che tutto quello che facciamo noi è legge e che quello che dicono i cittadini è sbagliato. Noi dobbiamo scendere in mezzo ai cittadini, ascoltarli, sentire quali sono le loro esigenze, i loro problemi e cercare insieme a loro di risolverli. Noi faremo questo, abbiamo, come diceva prima Valentina, già iniziato a fare qualche proposta, quella del bilancio partecipativo, dei comitati di zona, perché oggi Alatri è una città molto spezzettata, vuoi tu per il territorio molto, molto grande, vuoi tu per qualcuno che ha anche giocato sul dividere zone della città. Noi dobbiamo, è una città oggi sfilacciata, che noi dobbiamo cercare di ricucire il tessuto sociale, dobbiamo riunirci sotto un unico campanile di una città, ragionare come una città di 28.000 abitanti. Molto spesso oggi ragioniamo come piccole contrade, piccole comunità. Noi dobbiamo essere un'unica comunità che mira verso un unico obiettivo, che è quello di far crescere la città stessa. Oggi Alatri non è una città né commerciale, né industriale, né agricola, né, non è nulla, non sappiamo, non c'è stato mai un progetto che abbia detto io voglio fare della città questo. Io lo dico, dobbiamo fare della città una città dal punto di vista turistico che possa richiamare a sé tante persone, che possano dare un senso a un'economia cittadina che oggi è data solamente all'iniziativa privata. Noi dobbiamo fare in modo che Alatri diventi il centro del turistico, che poi è un discorso che si deve allargare poi all'attività provinciale, perché la provincia pure, come diceva prima Abate, non ha mai sfruttato quelle che sono le sue risorse, per cui noi punteremo molto su questo aspetto. Io vi ringrazio enormemente per la vostra presenza, mi sono onorato e orgoglioso, e sarò di tutto a che questa città possa essere governata da più tempo. Grazie a voi, grazie.